il miglior pineto nel momento più importante. Inizio col botto per la formazione adriatica che alla prima del 2018 batte la capolista Matelica, costringendola alla prima sconfitta lontano dalle mura amiche. Nonostante i problemi di formazione, alla squalifica di Capitan Pomante si aggiungono gli infortuni pesantissimi di Zane e Pezzotti. La prova è da grande squadra, con Marianeschi all'esordio stagionale e Mariani sugli scudi. Chiozzo, con Meneghello squalificato, piazza Losicco in cabina di regia per poi affidarsi alle solite intuizioni di Gabbianelli, coadiuvato sugli esterni da Tonelli e Oliveira a supporto di Bomber Magrassi, che al quarto prova subito ad impegnare Mazzocchetti, ma la conclusione, debole, è preda dell'estremo locale. Un minuto più tardi ancora il centravanti raccoglie in spaccata il cross di Oliveira, ma la sfera è al lato. La risposta pinetese non tarda ad arrivare. Al settimo, Ciarcelluti se ne va sulla destra e mette in mezzo per Esposito con la retroguardia che in affanno si salva in corner. Ma l'occasione che ha del clamoroso è quella che capita al 18° sui piedi di Mariani, che al volo da due passi spedisce fuori la punizione di Marianeschi. Il Matelica non è quello delle ultime giornate e il Pineto cerca di mettere in difficoltà la retroguardia meno battuta del girone, attaccando alto con grande agonismo. È il preludio al vantaggio locale che arriva al 23°. Ancora una punizione di Marianeschi in area, Ciarcelluti viene messo giù e il direttore di gara De Giralmo indica il dischetto. Mariani si fa deviare la conclusione sul palo da Cherezovic, ma la sfera arriva a Ciarcelluti che in diagonale insacca l'angolino per l'1-0. La reazione del Matelica è fatta soprattutto di pressione e possesso palla, ma non riesce a pungere la squadra di Chiozzo, che ci prova da fuori al 28° con Malagò, ma Mazzocchetti è attento e al 32° rischia di incassare anche la seconda rete, ma Tomassini, sbilanciato, impatta alto. Break del Matelica al 37°, ancora sull'asse Oliveira Magrassi, ma sulla girata si immola Orlando. Ultimo sussulto del primo tempo, il contropiede di Mariani, che fa tutto bene salvo farsi ipnotizzare da Cherezovic. Nella ripresa in avvio il Matelica alza il baricentro e schiaccia gli abruzzesi nella propria metà campo nel tentativo di recuperare il risultato. Al 10° Magrassi si porta spastorlando sulla destra, ma da posizione defilata calcia alto. Al 23° il neo entrato a rilevare Tonelli Angelilli prova in diagonale, ma la sfera è fuori. Il Matelica ora continua a insistere, ma il Pineto controlla con ordine e autorevolezza la partita senza alcun timore reverenziale. Al 40° Amaulo effettua un doppio cambio, Veroni per l'infortunato Fiumara costretto in ospedale a fine partita e Gragnoli per Tomassini. E proprio per un fallo su Gragnoli al 43° Cuccato viene prima ammonito e poi espulso per proteste, lasciando i suoi in 10 negli ultimi minuti di una gara in cui non accadrà più nulla. Il Pineto può così festeggiare la prima vittoria del 2018 e l'aggancio alla zona playoff. Con la prima sconfitta esterna del Matelica e la vittoria della Bispesaro, si riapre invece un campionato avvincente che regalerà ancora grandi emozioni.